L'innalzamento dei contagi ha comportato un incremento del lavoro per gli operatori sanitari delle USCA, che operano ai drive test e nelle attività di assistenza e tamponi a domicilio. A Pesaro, nel nuovo punto tamponi di Via Lombardia, vengono effettuati circa 200 test per ogni giornata di apertura. In vista delle festività natalizie, le attività ai drive e a domicilio sono destinate ad aumentare. I numeri sono simili a quelli dell'altra volta, purtroppo la situazione insomma non è molto cambiata, ci sono sempre molti nuovi casi di positivi, sempre tra i non vaccinati, e purtroppo i nuovi casi sono appunto spesso nelle zone dove la percentuale di vaccinati è inferiore rispetto alla media, diciamo, della provincia. Nella prima seduta non c'era il percorso studenti, ora? Attualmente ancora non ci hanno dato disposizioni, insomma, per il percorso studenti, perché devono riadattare tutte le modalità per poterlo rifare. Quindi stanno venendo soltanto studenti che erano già stati avvertiti prima della circolare che interrompeva il percorso degli studenti, quindi non nuovi tamponi rapidi per gli studenti, insomma. Oltre al drive continuate anche il lavoro a domicilio, no? Certo, continuiamo a far visite a domicilio, cerchiamo di seguire i pazienti, insomma, e cercare di anticipare quelli che devono essere ospedalizzati, insomma, perché hanno maggiori fattori di rischio, e cerchiamo invece di tenere a domicilio chi ne ha la possibilità, e cerchiamo di seguirli costantemente a casa, insomma. Lavoro che aumenterà durante le festività? Speriamo di no, però insomma la tendenza è in aumento, quindi insomma, a meno che non si mantenga un certo livello di attenzione e rispetto delle norme igieniche e non aumenti il numero di vaccinati, la tendenza è sicuramente in aumento.